In quel tempo Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua carne da mangiare?» Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno». Le parole di Gesù creano scandalo tra i suoi ascoltatori. Come può costui darci la sua carne da mangiare? Forse non ci abbiamo riflettuto abbastanza. Gesù avanza una pretesa intollerabile: offrire se stesso come cibo per la vita eterna dell'umanità. La risposta di Gesù non aiuta a superare lo scandalo, ma invita piuttosto a entrare in una dimensione di fede più profonda. Va ricordato che per gli ebrei il sangue è cibo proibito dalla legge mosaica. L'ebreo mangia solo carne dissanguata. Ciò che Gesù dice poteva addirittura causare orrore all'ebreo di quel tempo. Mangiare quella carne e bere quel sangue, nelle parole di Gesù, è tuttavia un gesto che rimanda all'unione con la persona stessa di Gesù. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Dio non ci salva portandoci fuori dalla nostra umanità, ma entrando Lui stesso nella nostra vita fino a offrirci la Sua stessa carne come cibo di vita. Questo è il senso profondo dell'Eucaristia. Il realismo dell'incarnazione conduce al realismo dell'Eucaristia, carne e sangue del Signore, la Sua stessa vita per la vita del mondo. Celebrare l'Eucaristia, mangiare il corpo del Signore e bere il suo sangue, significa così per Gesù rimanere in Lui. In Giovanni il verbo rimanere è denso di significato. Rimanda non a un'unione superficiale fatta di sentimenti e di buone intenzioni, ma a una vita intera, la nostra, che si consegna nelle mani del Signore e sa di poter essere sempre con Lui. Si tratta infine di vivere per Lui nella direzione che il Signore ci chiede di percorrere.